Ma le tartellette agli asparagi le avete mai fatte? No? E allora seguitemi e le facciamo insieme. Iniziamo questa ricetta veloce e veramente deliziosa con la farina. Io ho scelto farina grani antichi e prepariamo la nostra frolla. Al centro della nostra farina facciamoci posto per le uova. Mettiamo l'uovo. Direi che uno è sufficiente. Poi del sale. L'olio d'oliva, quello buono, mi raccomando, biologico. E questo è un sano e veramente gustoso sostituto del burro per fare una frolla. Io lo preferisco sempre. Quindi iniziamo ad unire i nostri ingredienti. Ok, siamo nella consistenza giusta, possiamo iniziare a lavorare con le mani. E questa frolla è utile per fare, oltre alle tartellette, possiamo fare anche dei pasticcini salati, dei biscottini. Ok, direi che è pronta per essere impastata per bene e la tolgo dalla bowl. E la possiamo lavorare. La possiamo far riposare, ovviamente non abbiamo il tempo, però è utile farla riposare almeno mezz'ora. E a questo punto noi la possiamo lavorare. Prendiamo il mattarello, mattarellino, e gli diamo la giusta altezza che desideriamo. Possiamo, per lavorarla meglio, ungerci le mani con l'olio, così sarà ancora più friabile e croccante. Ok? Stendetela bene da tutte le parti e poi la adageremo sui nostri stampini per fare le tartellette. Adesso facciamo semplicemente questo gesto. Stacchiamo l'impasto che desideriamo con la tartelletta, con lo stampo della tartelletta. Ecco qua. E poi ci aiutiamo con le mani. Ungiamo lo stampo e ci adagiamo il nostro impasto. Con l'aiuto delle dita andiamo ad appoggiarlo su tutti i lati e facciamo questo per tutti gli altri stampini. Ok, le tartellette sono pronte per essere infornate, ma prima ci dedichiamo alla crema che faremo con lo zafferano. Lo zafferano era una merce di scambio importante nel Medioevo, veniva utilizzato per pagare i tributi, oltre ad essere un colorante per le stoffe. Adesso ci dedichiamo al ripieno di queste tartellette, che non è altro che una crema, una besciamellina leggera fatta con del latte. Io ho deciso di utilizzare quello senza lattosio,
della farina, l'olio sempre protagonista, e il nostro zafferano. Quindi mettiamo in una padellina dell'olio d'oliva, ora prendo la farina, ne basteranno circa 2 o 3 cucchiai, ok? E poi ci aiutiamo con la frusta, facciamo una cremina. Quando la farina avrà assorbito l'olio, possiamo a questo punto aggiungere il latte e iniziare a cuocere la nostra besciamella leggera. Mi raccomando, stiamo attenti che tutti gli ingredienti si siano uniti insieme, quindi facciamo sciogliere bene la farina, aggiungiamo un pizzico di sale. Si sta addensando e mi raccomando, girate sempre in senso orario, se no impazzisce. Ok, adesso la crema è pronta, ci siamo, vedete, questa è la consistenza che desideravo, perfetto. E adesso dobbiamo mettere in ammollo il nostro zafferano prezioso con i suoi stimmi. Sapevate che deve essere raccolto entro mezzogiorno, entro poche ore, lo zafferano, perché altrimenti i suoi stimmi cadono e vengono mangiati dagli animaletti o piuttosto si appunto marciscono, quindi non possono essere utilizzati. Vi consiglio di tenerla in emulsione circa 30 minuti, così vedete che gli stimmi avranno il tempo di tirar fuori tutto il suo colore. Io ovviamente non li butto via, questi qui che ho utilizzato li terrò dopo per decorazione, ma l'acqua mi servirà per aggiungerla alla crema. E dargli un sapore davvero inebriante. Se qualche stimma va dentro la crema non ci sono problemi, anzi saranno tutte vitamine in più. Oh vai, perfetto. La crema è pronta e bella profumata. Quindi prendiamo forchetta e buchiamo la base delle nostre tartellette per farle respirare e cuocerle bene. Ok? E ci mettiamo sopra la crema. Sembra quasi una crema pasticcera. Ok, adesso per finire ci diamo una grattatina di pecorino. Ok, siamo pronti per infornare. Nel frattempo ci possiamo dedicare ai nostri asparagi. Poi prendiamo uno scalogno . Ok, facciamo delle rondelline . Ok, possiamo prendere gli asparagi, li mettiamo in padella. L'asparagio, tra l'altro, è un alimento veramente positivo perché contiene una sostanza che alza l'umore . Ok, adesso sfumo con un pochino di brodo. Facciamo evaporare. Ok. Quando gli asparagi saranno cotti e anche le nostre tartellette saranno cotte, possiamo decorarle. Gli asparagi sono pronti. Sono cotti, diciamo, al dente. Preferisco che siano un po' croccanti. Gli tagliamo le punte, io l'ho messi tutti in fila così li possiamo tagliare tranquillamente, tutti insieme. E li possiamo utilizzare appena sforneremo le nostre tartellette, cioè adesso.
saranno ovviamente molto calde, dategli tempo di raffreddarsi un po' e poi le possiamo togliere dallo stampino e impiattare. Vedete che bel colore? Questo è il giallo che ha dato lo zafferano e questa crosticina è fatta dal formaggio. La mettiamo sul piatto, non mi si è rotta per fortuna, dategli il tempo voi di ghiacciarsi un attimino. E prendiamo i nostri asparagi, prendiamo le punte, una, due, tre, rosmarino, come sapete, sempre con me, è la mia pianta preferita, aromatica, un filino appena di olio, eccoci qua, il piatto è pronto. Don't you wish we could find something to eat? Be sweet. Oh! Hey, Miss Tracy, sure got a lot of style. Hey, Miss Tracy, sure been on a while. I was thinking all about you on the night before. That's why I'm here knocking on your big back door. Miss Tracy, won't you come along? Ci siamo, è arrivato il momento che io preferisco e con questa tartelletta ho deciso di abbinarci una vernaccia del 2019. Oi oi buona, mi raccomando, seguitemi per le prossime ricette.